mica hai visto i miei salamini al Barolo? Quelli nel boccaccino col tappo verde, quelli. Ma se erano citrullini stramuffiti. Li Vabbè, ma non è forse vero che il gusto è una questione psicologica? Come ho buttati. li hai buttati? E no? Vabbè, ti perdono. Che si mangia per pranzo? Cartigenica. Prevedi. Ah! Raga, è finita la carta igienica? Finita, sono al bagno. Oddio! Si sono mangiati il pranzo! Ti sei pulita col pranzo! Oh, poverino, dovresti vergognarti a famare così un povero universitario, Io non so chi è più scemo tra voi due, ditemelo. Raga, mi sa che dobbiamo fare un bello spesone. No, no, dai. No, Ma dobbiamo fare la che spesa! cosa? Non mi ricordo nemmeno quando è stata l'ultima volta che l'abbiamo fatta. Abbiamo riempito tre buste e abbiamo speso la bellezza di 300 lire. Eh no, compagni, non va bene. A questo punto ci vuole un esproprio forzato. Oh, guarda quella sbarba. Giusto, è esproprio proletario. Ma voi che vuol dire esproprio proletario? Esproprio. Ah, è spagnolo! Esproprio proletario! Sì, è lui, è lui. Vabbè. Non è spagnolo. Non è spagnolo. Comunque, diciamo, per ritornare come io non sono d'accordo di fare la spesa, va bene? Dai, Io andiamo, non fa la sono spesa! d'accordo, perché non è che uno sta là, i soldi proprio nascono dalle tasche. Ma 100 anni la facciamo la spesa! Dai, Io cammina! non sono Dobbiamo andare! d'accordo, per No, me raga, questo dobbiamo non fare è. sta spesa però, non è giusto, ma sempre la solita storia ogni volta! Ma perché vi siete allontanati? Ma no, sembra che quel discount ultraeconomico. Cioè, Immagino. no, ma c'è le due vantaggiose e poi c'è hanno anche prodotti bivalenti. Fagli vedere. Allora, vedi, questo miele di acacia può diventare un ottimo silicone sigillato. Tutto a prezzo di uno. Poi, per esempio, queste caramelle sono anche di potenti lassativi. Buoni. Così si risparmia. Non so pensare questo che può diventare. Quello è mio. Sono sola. Comunque, cioè, bisogna saper risparmiare. Questo è importante. Dove spesa, spesa. Andiamo a fare la spesa. Ma Gio sta qua sotto che si è rimorchiato una vinaia dell'enoteca. Dai, ma bellissimo. Beh, tutto contento, che ride. La porta. La casa da parati. Narco. Cosa Allora il nostro Gio si è innamorato. Chi? Tu. Ah, racconta. Ero a Cambridge, era 54. Ma no, questa, quella della vinaia. Era a Roma, era oggi. Dai, stringi. Va bene, ero lì, lei era lì, eravamo lì. Cercavo disperatamente di scavare dentro me e trovare qualcosa di romantico da dirle. Ma c'erano solo organi e intestini. Poi sono riuscito a dirle qualcosa di azzeccatissimo. Ma lo sai che hai degli occhi bellissimi? E lei mi ha risposto con una delle frasi più romantiche che abbia mai sentito. Asorcio, ma vedi dannate un affanculo. Certo che Gio sta proprio esagerando. Dici? Ha comprato centinaia di bottiglie di vino in 2 giorni. Beh sì, in effetti è un po'. Ma che cazzo? Scusa, Marco. Fortuna che io non ho problemi di alcolismo. Narco. È una bella cosa non avere vizi. Perché non si trovava a parlare con una persona così colta e raffinata. Se qualcuno mi cerca.
Monica, sto vedendo la televisione. Quella ragazza mi ha proprio spezzato il cuore. Ma il cuore non ci spezza, non è una cosa rigida, al massimo si dilania, si spappola, si distrugge in mille pezzettini che poi non riesci più a ricomporre, si sgretola, si... Grazie, ora mi sento molto bene. Davvero? Cuoricino? Ma i pezzettini quasi qua sono mangiati. No, non si possono nemmeno mangiare.